Nuovamente agli ordini dello starter, i cavalli della terza corsa, il premio Lubro Gym, miglio per anziani di categoria G, affidati ai gentleman, 13 al via, prima fila per Zalis, Schubertor, Tenergy Font, Bipolare, Vis Road, Santiago Car, Bulgari Mail, seconda fila per Tempesta Marca, Rundo Debuti, Aria Petra, ZD, Baritmo di Poggio e Ufficio Jet. Rinuncia decisamente al lancio Bulgari Mail ed è ancora in ritardo a Rundo Debuti. Stacco della macchina con tre concorrenti in lotta alla corda, Zalis all'esterno, Vis Road, più in fuori Santiago Card, la seconda fila subito veloce la favorita Tempesta Mark. Poi la pariglia composta da Tenergy Fonte e Ufficio Jet. Ancora Zeta Dipa. Quarto di avvio in 28 e 8 per il leader Vis Road, avvicinato da Santiago Car, che offre la scia Ufficio Jet, secondo in corda Zalis, Ufficio Jet che chiude in corda Tempesta Mark. Il leader che cerca di moderare il ritmo lungo l'arco della seconda curva va ora a completare il mezzo miglio iniziale in un minuto secco. Si viaggia sul piede dell'1,15, muove in terza ruota Ufficio Jet, dalla corda si sposta Tenergy Font che costringe in terza ruota Aria Petral. Chilometro di Vis Road in 1,14 e 8. Con allungo nei confronti di Zalis e Ufficio Jet, Tempesta Mark che ha spostato dalla corda ma è bloccata dietro Ufficio Jet perché è coperta in terza ruota da Aria Petral che è in scia a Tenergy Font. Per linee interne cerca spazio Zeta Dipa, prova la fuga in avanti Vis Road nei confronti di Ufficio Jet e Zeta Dipa, Tempesta Mark che ancora non ha lo spazio per sprintare. Poi Atena Gifont, Vis Road in vantaggio su Ufficio Z Dipa, Tempesta Mark che deve ripiegare per linee interne. E poi Atena Gifont nel finale, Vis Road in vantaggio su Ufficio Z, Tempesta Mark all'interno, Vis Road e Michele Girardi che si salvano da Ufficio Z e Tempesta Mark lungo la corda che però non ha mai avuto pieno spazio per produrre lo spunto. I numeri sono 5, 13, 8. Per l'arrivo ufficioso di questa terza corsa da capannelle, finale un po' in flessione dal punto di vista cronometrico, comunque 2 minuti e 8 decimi sul mio cronometro, media di 1,15,5 per il vincitore Vis Road, Lucio Becchetti al training. Lo rivediamo a sfuggire Ufficio Jet. I colori della scuderia Tor, la guida di Michele Girardi, secondo Ufficio Jet, terza alla corda Tempesta Mark davanti ad Atena Gifont. 5, 13, 8, l'arrivo ufficioso della terza di capannelle.